Sono in tre a giocarsi l'acquisto dei rami d'azienda di Alitalia, Società Aerea Italiana e Alitalia Cityliner. Le offerte pervenute ai commissari del vettore tricolore sono quelle di Ferrovie dello Stato Italiane e di EasyJet, entrambe vincolanti, e quella non vincolante di Delta Airlines. La busta più attesa delle tre arrivate al notaio Nicola Atlante è quella di FS, che martedì aveva avuto il via libera del consiglio d'amministrazione a farsi avanti. La compagnia low cost inglese poi nella serata di mercoledì ha ribadito la propria manifestazione di interesse per un'Alitalia ristrutturata, coerente con l'attuale strategia di EasyJet per l'Italia. La terza manifestazione di interesse dopo giorni di indiscrezioni è arrivata dall'americana Delta, la seconda compagnia aerea più grande al mondo. Ma per quanto riguarda quest'ultima, attenzione al limite comunitario per il quale le società extra Unione Europea non possono andare oltre il 49% di un'azienda europea. Per questo motivo è ipotizzabile una partnership Delta EasyJet. Fuori dai giochi invece la tedesca Lufthansa, che martedì aveva chiarito di non voler essere co-investitore con il governo italiano. Nei prossimi giorni i commissari esamineranno la documentazione ricevuta prima di trasmettere le proprie conclusioni al Ministero dello Sviluppo Economico.